La svolta della partita è al settimo della ripresa. Roberto Carlos si presenta così a San Siro e diventa subito il beniamino del pubblico interista. Il gol trasforma l'Inter e galvanizza Roberto Carlos. Al dodicesimo è protagonista di questo scambio con Fontolan, ma non è fortunata la conclusione del brasiliano. Il Vicenza, anche Roberto Carlos, servito da Ganza, ha una palla d'oro, ma la tira addosso a Mondini. Poi tra gli applausi lascia il posto a Bergomi, relegato in panchina dopo 14 stagioni. Roberto Carlos a centrocampo, pistone alle sue spalle. Ganza attende l'arrivo di Carlos che dal limite con un tiro di destro porta in vantaggio l'Inter. Torna al gol dopo 10 giornate di digiuno Roberto Carlos e la sua quarta rete nel nostro campionato. Il brasiliano la dedica alla seconda figlia da poco nata. Rivediamo il lavoro di Ganza che trova libero Roberto Carlos, gran gol di destro che non è il suo piede migliore. Messo giù da ben arrivo, fa continuare sta foggia, arriva Roberto Carlos che in giravolta segna il gol dell'1-0 per l'Inter. Terza partita ufficiale e terzo gol per il brasiliano prelevato dal Palmeiras. Il 4-4-2 inserendo Festa in difesa e avanzando Roberto Carlos al centrocampo, sulla linea di piede. L'Inter risponde in brasiliano con il solito sinistro di Roberto Carlos. Nel bene o nel male, sempre il brasiliano protagonista al 19esimo, la sua punizione sbatte contro il palo, un missile di sinistro che gira prima di andare a incontrare il palo alla sinistra di Bucci. Roberto Carlos ci prova da tutte le distanze, anche da 36 metri il missile viene intercettato da Rossi che mette fuori. La squadra di Bianchi resta l'ultima mezz'ora per rialzarsi, ma Taglialatela deve intervenire solo una volta. Ma è sempre solo suo il piede più pericoloso per Taglialatela, che viene graziato da Benny Carbone. In munizione. Quarto d'ora, punizione di Roberto Carlos, Gregori con i pugni, poi Ametrano. Calcio di rigore per l'Inter, dal dischetto Roberto Carlos, un rigore alla Carlos, gran bomba, Inter 2 Udinese 0. Tifosi nerazzurri, velocità, potenza, temperamento. Il brasiliano segna il quarto gol consecutivo e rende meno complicato l'esordio della squadra di Bianchi in Coppa UEFA. Suarez, che senza troppe alchimie, schiera una squadra dettata dalla logica, con Roberto Carlos e Zanetti uomini di fascia. Un centrocampista per sbloccare la situazione dopo soli 10 minuti serve la solita punizione di Roberto Carlos. Un sinistro da Multanova che paralizza Edoardo, ennesima vittima del brasiliano, che onora nel migliore dei modi la maglia nerazzurra.